Triplicati in pochi giorni all'ospedale di Terni gli accessi al pronto soccorso, il 60% dei quali codici bianchi e verdi. Siamo appena entrati nella fase 2 e già si rischia di dover far fronte a una vera e propria emergenza nell'emergenza, e l'allarme lanciato da Giorgio Parisi, direttore della struttura, il quale segnala un'ondata di accessi inappropriati. Per l'azienda ospedaliera in questo momento è invece fondamentale evitare il sovraffollamento e lasciare liberi percorsi per i pazienti positivi al virus e alle altre emergenze. Urgenze non Covid. Tanti problemi non urgenti registrati al pronto soccorso negli ultimi giorni, producendo, spiega sempre Santa Maria, un raggruppamento di persone difficile da gestire in sicurezza.